Sì, è una grande soddisfazione. Anno dopo anno questo progetto assistenziale particolarmente rilevante, non per Palermo ma per la Sicilia e forse per il Mezzogiorno, prende corpo. A Natale ci facciamo gli auguri, ma realizziamo qualcosa di veramente importante per una certa tipologia di pazienti che finalmente possono contare su strutture di eccellenza. Lo avevamo detto già l'anno scorso, eravamo partiti con 30 posti letto, abbiamo aumentato i posti letto, stiamo inaugurando un'altra ala. Penso che l'anno prossimo questa struttura sarà al completo e si integrerà perfettamente con l'unità spinale di Catania. La Sicilia risponderà all'esigenza di una determinata categoria di malati in modo funzionale, con centri di eccellenza, abbattendo la mobilità, ma più che altro rispondendo all'esigenza della nostra comunità. Diciamo, questo progetto si è potuto realizzare grazie al forte impulso dato dal governo regionale, dal presidente, dall'assessore e dall'assessore Russo. Senza questa grossa forza alle spalle naturalmente non saremmo riusciti in questo, che comunque non è solo l'impegno per la realizzazione di una struttura, è il risultato di un cambio forte di cultura e di filosofia. Sono già piene, una meraviglia, finalmente funziona questa struttura meravigliosa che purtroppo era rimasta inutilizzata, e ora con questo cavallo che ho avuto l'onore di poter donare qui alla Villa delle Ginestre potrà iniziare la l'ippoterapia. È un animale meraviglioso perché è buonissimo, dolcissimo, non ha paura di niente, non si smuove neppure, io dico, con le bombe, e credo che potrà servire ad aiutare i vostri pazienti a muoversi, a cominciare, cioè a fare una terapia diversa, che vi devo dire con franchezza, lui non ci ha mai lavorato, ma ho tante esperienze positive che hanno funzionato.